E questa è l'intervista che ci mancava da circa 20 anni. Perché circa 20 anni? Questo signore è Roberto Fiore, figlio di Vittorio Fiore, Vittorio Fiore Castelluccio. Forse non tutti voi ve lo ricordate, ma quando iniziarono le prime guide, il primo vino rosso dell'Emilia Romagna a prendere i 3 bicchieri del Gambero Rosso fu un vino di Castelluccio che si chiamava e si chiama Ronco delle Ginestre. Per cui meglio tardi che mai, adesso Roberto ci racconta l'evoluzione del Ronco delle Ginestre. Sì, il Ronco delle Ginestre è uno dei ronchi storici, dei cru storici di Castelluccio. È stato sicuramente, se non il primo, uno dei primissimi vini di grande livello dell'Italia centrale, a nord della Toscana, diciamo, tanto per usare una parafrasi, e in Romagna sicuramente Castelluccio è stata l'azienda di riferimento da allora, dagli inizi degli anni Ottanta, con i ronchi, il Ronco delle Ginestre appunto, il Ronco dei Ciliegi, un altro rosso importante, il Ronco del Re, non dimentichiamo il bianco, Sauvignon Blanc, molto molto elegante, molto molto francese, che tanto scalpore fece allora appunto agli inizi degli anni Ottanta, quindi quando questa intervista doveva essere fatta proprio in tempo reale allora. Ecco, ecco, poi parliamo di Sangiovese e Sangiovese di Romagna, e parliamo del Sangiovese Grosso di Toscana, cloni diverso, però parliamo sempre di Sangiovese, che ha espresso il massimo dell'italianità del vino rosso dell'Italia centrale. Questa sarà una sfida che andrà avanti probabilmente per sempre, però in Romagna si sta facendo tanta strada. Sicuramente il Sangiovese, devo dire, grazie a una serie di colleghi di mio padre, insieme a mio padre, che hanno espresso negli ultimi 20 anni, 30 anni, perché mio padre è anziano ma lavora ancora, hanno espresso veramente il grandissimo potenziale del Sangiovese, e dalla Toscana alla Romagna, per cui ecco, grazie a loro che il Sangiovese non è assolutamente arrivato, non sappiamo ancora esattamente, non siamo arrivati in fondo a dire ok, più in là non possiamo andare, assolutamente, ecco, mio padre ha sicuramente iniziato la strada, ha iniziato il percorso che adesso raccogliamo insieme ai miei fratelli, anzi loro sono gli enologi, io mi occupo della vendita e le aziende ovviamente della Romagna che sono importanti grazie al Sangiovese, ecco, ma sicuramente Castelluccio ha avuto il merito di essere tra i primi in questa strada, ecco, quindi il Sangiovese di Romagna adesso è al massimo delle sue potenzialità, ma per questi anni 2000 vedremo nei prossimi anni l'evoluzione. Noi speriamo la prossima intervista di non farla tra 20 anni, comunque complimenti per il vostro successo con Sangiovese di Romagna. Grazie, grazie Roberto grazie Fiore. A voi. Grazie.